diciamo che sì, è un lavoro, c'è stato su dei ragazzi, ma come dicevo siamo stati tutti ragazzi e forse abbiamo un po' ho la necessità di rivedere e di ritrovarmi in questa purezza, in questo lancio, questa dimensione della formazione. Infatti tu hai il processo di formazione del protagonista, che passa anche a un'esperienza che lui non riesce a trovare le parole, però vediamo i fatti, vediamo delle immagini, vediamo delle sensazioni, proviamo qualcosa di molto sottile che poi ci porterà a una conclusione che in realtà è come un con, come una sorta di storia, se vogliamo, zen, in cui alla fine abbiamo la sensazione di seguire un andamento soft, ma in realtà dentro succede qualcosa di drammatico che lo sentiamo, ma magari lo sentiamo troppo tardi, come anche lui lo sente troppo tardi. Qui vi lascio questo dilemma. Cioè, lasci in sospeso, no, questa questione. Ieri dicevi che è stato molto importante l'intervento dei produttori, no, affinché si potesse realizzare questa tua idea. E appunto per questo volevo chiedere a Riccardo, Fiona, cosa ha rappresentato per te, per voi, questo film, considerando che il vostro è un lavoro molto interessante, perché state provando a raccontare al pubblico italiano delle storie molto originali, molto forti, molto diverse da quelle a cui il cinema italiano ci ha abituato. Quindi un'operazione molto coraggiosa quella che la vostra casa di produzione sta mettendo in piedi, anche con esiti interessanti e riconosciuti, perché avete partecipato a tanti festival, no? Avete avuto molti riconoscimenti da parte della critica. Quindi è una strada difficile, ma insomma credo che stia proseguendo nella direzione di una ricerca, che forse è quello che manca al cinema italiano oggi. Sì, sì, no, grazie per questa analisi puntuale che hai fatto. Sì, sì, sta dando anche i suoi frutti, nel senso che, appunto, come dicevi, insomma, abbiamo fatto dei film che sono stati presi in considerazione a festival internazionali in Cannes, Venezia. Quindi, sì, questo film si aggiunge a questo nostro desiderio di fare ricerca, di dare la possibilità ad artisti. Cosimo viene dal documentario, da video art, quindi ha un percorso, ha fatto tante cose, sì, ha prodotto anche il suo film precedente, e quindi, come dire, l'idea era un po' quella di riuscire a contaminare il cinema del percorso che Cosimo aveva fatto nell'audiovisivo, il suo percorso cinematografico, che è molto personale, se poi vi consiglio di dargli uno sguardo, se avrete modo, e quindi questo è il suo forse primo film di finzione pura, che sta dentro anche a un processo produttivo classico, no? Quindi con un tempo prestabilito, con un budget prestabilito, perché in genere Cosimo lavorava così un po' in autogestione del tempo, quindi filmava cose. E quindi, diciamo, anche per lui è stato un confronto interessante, a volte a tratti anche difficile e complicato, però appunto, poi qui avete il cast del film, come vedete, molto attori. Ecco, citati tu che sei... Ecco, non ce l'ho completo però, tanto Luigi Catani, vediamo. Luigi è qui ed è protagonista, adesso ci raccontate come lo avete selezionato: Andrea Arcangeli, Martina Catalfamo, Angela Curri, Andrea Piccirillo, Matthew Desertine, che non c'è, Carla De Girolamo, Fausto Bocciano e Andrea Renzi. Abbiamo anche l'attore internazionale francese, non ci sono fatti mancare nulla in questo film. Come è stato selezionato? Ce lo vuoi raccontare? Beh, allora, innanzitutto sono stato selezionato dall'altro, perché quando sono stato chiamato per fare appunto questo film a Bari, le riprese iniziavano una settimana dopo, esatto, quindi... Non dovevo essere il film una settimana prima di iniziare le riprese, vi faccio capire. No, poi è stato con altri attori. Però abbiamo trovato, allora, che è il protagonista. E quindi
e comunque anche con loro abbiamo iniziato subito a installare un rapporto particolare. Particolare nel senso particolare nel senso strano. Strano perché abbiamo iniziamo ad avere un'avventura tutti insieme. Un'avventura. Sì, questa avventura. Sì, sì, mi è piaciuto. Mi è piaciuto anche il dopo, quello che c'è stato e quello che ci sta adesso e sono molto soddisfatto per quello che ho fatto e faccio complimenti a tutti.